Bello. Però te si trova nel mezzo degli esatti del maschio. Infatti non appena esci ti ritrovi da una parte a sinistra, dall'uscita a sinistra, entri negli esatti del maschio. Est. A destra ti arrivi a un altro dungeon, un'altra zona che si chiama Monti Moscura, che è necessario livello 30, ma io a questo punto non sono neanche livello 20, quindi è meglio non andarci a questo punto, né? Le grafiche, cinematografiche di Final Fantasy 12, vabbè. Ma anche io sono spettacolare comunque, allora, anche qui ovviamente ci sono i negozi, ovviamente, cioè quello che fa tipo il bandito del villaggio. E direi di andare, siamo nella pizza ovest, adesso andiamo nella zona come si chiama. Vabbè, il bello è che la fortezza della villa è abbastanza grossa, ma c'è gente che gira tanto. Dove possiamo andare? Solamente queste zone qui. La piazza ovest, la porta ovest, il bazar e gli gym. Gigim, insomma, non c'è. Laboratorio sta. Parliamo un po' con la gente, dai, perché non sto non parlo male. Laboratorio sta già. Quelli d'Arcadia sembravano preoccupatissimi. La legatona affondata, la tana flotta perduta. È morto anche un giudice, gli sta bene. Parliamo con questo lavoratore, si vede che è un lavoratore un po' gobbetto. Conosce le gallerie di Bahreim? Una leggenda dice che dal profondo delle gallerie si sentono gli spaventosi lamenti di una donna. Bro, il capo Bangalo sapeva, ma ci è andato lo stesso per cercare dei rottami, secondo me esagera. Ah, Bro, è vero che si dimentica di Bro, che è il simpaticissimo Bangalo che ci ha fornito dell'equipaggiamento quando dovevamo attraversare le gallerie. Perché non avessi gli episodi delle gallerie? Vado a riprendersi. L'albinese. Nella zona più interna dei Monti Mosfora, appunto a nord, c'è un mostro sconfitto dagli dèi. Lo dice un'antica leggenda di questa città da lontana. Tutte queste leggende, le belle alla fine sono vere, perché noi andremo a farli fuori queste bestie. Quando saremo a livello 60 minimo. Quelli arcieri sembravano preoccupati. Ah no, è sempre lo stesso. Questo qui gira. Guarda, conosci i Bacnamus? Violenti, avidi, neanche un pregio. Pare che la loro base sia Anabudis, la capitale di tutte le rene di Eberradio, un posto adatto a loro. I Bagmadus? Ah sì, i Bagmadus! Ah sì, sono quelle bestie che sono tipo i Yensab, sono molto più brutti, cioè i Yensab sono più socievoli, certo. In confronto. Allora, qui i soldati comprano spesso dei souvenir e prodotti delle fiera. Hanno molto successo, in realtà è un vecchio secco che li fa. Grande secco, vecchio secco. Il mercante d'Albina, confine tra la madre e Dalmasca, è un importante snodo commerciale. Ora invece è una base e una prigione. Ah, e meno male che non è stata distrutta. La nostra Anabudis è stata spazzata via. Adesso è una città morta, regno di mostri. Parliamo con la persona qui. Sei qui per lavorare con la manovale, forse un uomo può trovare un lavoro leggero. Per me invece sono lavorarci faticosi. L'impero considera tutti come bestie da soma. Tutti tranne Yuma. Ti invidio. Mi dispiace amico. Sarai più fortunato quando l'impero finirà. Vediamo di arrivare al punto della situazione di questa. Ah, è partita la musica di Satanás di Amassa. Bene. Fatemi. Ah sì, perché io ero con Barsha, però adesso cambiamo. Rimettiamo la squadra. Ecco. Posto. Vediamo. Oh. Dobbiamo parlare con la signorina Julie. Signorina Julie? No, lui è un albinetto che vuole. 2 anni fa, qui molti giovani hanno perso la vita per difendere il loro paese. E ora è una base militare dell'Arcadia. I restauri sono in vista dello scontro decisivo con Rosalia. Dai, io voglio parlare con la signorina Julie. Lei signorina Julie? No, lei è Gedi. La signorina Julie dovrebbe essere questa qui. Eccola. Julie!
Non disturbare, sto lavorando. Non senti questa puzza di Chocobo? Chocobo? Voglio finire presto e tornare a Kids. Andiamo a dare vicino ai soldati, mi ricordo. Vediamo. Sono i soldati che bloccano la strada. Ecco, bene. Ok. Beh, quando potrò smontare, signore? L'Leviatano ormai... Vuoi forse interrompere la guardia? Sappi che è un'infrazione grave. Giammai, però i superiori sono caduti assieme alla flotta dello Yagd. Se non arrivano nuovi ordini, resteremo di guardia in eterno. E pensare che mancava poco a trasferimento. Cosa? Preferisci la prima linea? Figuriamoci però qui. Apri l'orecchio, il soldato non abbandona mai il servizio finché non arrivano i nuovi ordini, chiaro? State tranquillo che con il trasferimento ti sbatto direttamente a combattere. Ma io qui proprio non... Non magugnare, sei un soldato, ricordatelo. Certo, qui si crepa di caldo e c'è sabbia ovunque. Questa puzza di cioccolato poi è insopportabile. Ora che ci penso, quelli là parata, erano della tua famiglia. Evitiamo il discorso, per favore, non voglio che si sappia in giro. Perché vergognarsi? Sono apprezzati da tutti, dovresti esserne orgoglioso. Quelli là, e chi sarebbero? Parlo della parte dei miei consoli. Ah sì, la parte che c'è stata la base. Non l'ho vista, non mi interessa. Ma che odore che c'è qui? Come faccio se mi rimane addosso? Devo sbrigare a finire il lavoro. Molto bene, e adesso parliamo. Non ci sto bene, sto lavorando. Senti questo posto di cioccolato, voglio finire per stare a Case. Ah no, ok. Cos'è che devo fare? Dobbiamo prendere un chocobo ovviamente. C'è scritto che dobbiamo usare 800 quill e io non so niente 44. Quanto sono onesti i mercanti di oggi? Ah, vabbè, speriamo di una cosa, poi posso vedere la roba. Comunque non signore, posso vedere qualcosa. Mia figlia mi ha dato bisogno di soldi, compra qualcosa. No, io devo vendere, amico, mi spiace, non posso, sarei più fortunata la prossima volta, ma io devo vendere. Qui ci sono degli scudi che... Ah no, ce l'ha lei, ce l'ha lei. Ma, ce l'hanno loro. E te cosa il tocco fare? Vabbè, a girare di pelle sicuramente la butto via perché non mi serve. Allora, dobbiamo andare. Signorina Gedi! La ciocobiera. Cobo, immagino tu posto già gli uccelli gialli alle mie spalle. Parlo del ciocobo. Resistente e veloce sono un efficientissimo mezzo di trasporto. Anche il viaggio più lungo passare un attimo, cupo. La targhetta per noleggiarne uno di 800 guil. Affare fatto. Cupo, non sei mai montato su un ciocco? Il suo problema è ricorda che la cavalcata a tempo limitato. Puoi partire, Cupo, buon viaggio. Io sto facendo solamente per la missione secondaria, non ho voglia di cavalcare il ciocco. Molto bene. C'è il tempo 170-180 secondi per il ciocco, quindi totale 3 minuti. Posso scendere? Aspetta, però devo andare a scendere qui. Vediamo cosa succede. Di qui non si passa, via! Ma stai tremando! Non ti avvicinare! Di cos'hai paura? Di un ciocobo! Ma sei tu andando un allevamento! Tikita! La pianura è Tikita. Proprio per questo non li sopporto! Lei è cresciuto in città e non può capire! Appena arrivato nella capitale, tutte le ragazze ridevano di me per l'odore di ciocobo! Ho risparmiato tanto per comprare il profumo delle vie e finalmente l'odore è sparito. Adesso sono sposato e felice.
Sono due di questo chocobo, mi resta addosso anche mia moglie l'idea di me. Non la sopporto più questa puzza. Il chocobo, io il chocobo li odio tutti. Ehi! Imbecille, un soldato imperiale che scappa davanti a un chocobo. Ti capisco, ma aspetta! E così la sua famiglia eleva Chocobo. Chocobo, grazie a te ho finito presto il lavoro. Sì, sono un'informatrice del case. Mi ha mandato la moglie di quella recluta per cercare informazioni sulla famiglia di lui. Era preoccupato perché non sente mai parlare dei suoceri. Di loro non sa niente, temeva ci fosse qualcosa sotto. Per oggi è tutto, resta solo da ritirare, resta solo da ritirare la ricompensa. Magari ce n'è ancora nel case, è così grande però. Ciao e grazie! Ah, non c'è di che, guarda, finalmente abbiamo valutato lei, l'informatrice, a fare delle informazioni sulla recluta, poverino, perché appunto l'aveva chiesto sua moglie, perché fa così, insomma. Dobbiamo scendere a Chocobo, però dobbiamo buttare via questi 800 quill che sono tutti, ma a me non va tanto di usare Chocobo in questi ultimi tempi. E quindi alziamo il teletrasporto e andiamo a Bugeba a fare. Datemi se secondo io oggi e poi finiamo.